primo giorno di lavoro per il neo procuratore di Avellino Rosario Cantelmo, l'ex magistrato della direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha preso possesso questa mattina del suo nuovo ufficio. Cantelmo prende il posto di Angelo Di Popolo dopo una lunga serie di ricorsi e rinvii che avevano contestato la nomina del procuratore uscente. Al suo arrivo, il nuovo capo degli uffici giudiziari del capoluogo è stato accolto da una cerimonia di saluto organizzata dall'Ordine degli Avvocati, presenti i vertici della Procura e delle forze dell'ordine. Cantelmo arriva in Irpinia determinato ma consapevole delle difficoltà in vista dell'accorpamento con Sant'Angelo dei Lombardi e di tutte le questioni scottanti che sono sul tavolo, a partire dalla vertenza isochimica. L'impegno è quello di innanzitutto non sentirmi un estraneo a questo ambiente, di calarmi nella realtà sociale di questa terra. Questo è l'impegno che prendo con i cittadini avellinesi e con gli altri della provincia. L'impegno col Consiglio dell'Ordine, anche l'ho detto prima, so che stanno in stato di agitazione per rivendicare il recupero di tanti disservizi che si sono in questo tribunale. Io non li conosco ancora, li immagino, ma sicuramente il mio impegno è quello di stare al loro fianco. Lungo l'elenco delle priorità illustrate da Cantelmo. Qualche priorità già c'è. Penso innanzitutto alla criminalità da strada, è sicuramente una priorità, quelle bande di balordi, quei gruppi di ragazzi violenti che rapinano, rubano, hanno reso gli angoli delle piazze di Avellino come piccole piazze di spaccio, cioè quei comportamenti che rendono particolarmente pesante e precaria la vita dei cittadini. L'altra priorità sarà sicuramente l'usura. Io penso che in un momento così complicato da parte dei cittadini ordinari ci sia una tentazione forte a ricorrere all'usura. Altra priorità è quella della sicurezza sul lavoro, assoluta. Chi esce la mattina a lavorare, che ha la fortuna di avere il lavoro, deve avere la certezza la sera di tornare a casa dalla propria famiglia, dai propri affetti, a meno che non succedano fatti assolutamente eccezionali. Vorrei organizzare un controllo attivo sul territorio sotto il profilo della sicurezza del lavoro. Poi c'è la pubblica amministrazione, che credo a una procura ordinaria serva molto. In un momento di crisi così forte io credo che anche gli amministratori pubblici devono farsi carico di operare nel perfetto rispetto delle leggi. E poi c'è, se mi vedete, l'elenco è lungo, quindi è molto impegnativo, la priorità delle priorità, che è quella della isochimica. Posso fin d'ora già prendere impegno con la cittadinanza avellinese della provincia che ci sarà uno sforzo particolare da parte dell'ufficio. Lei ha confessato: sono una toga rossa, ma rossa di rabbia, perché? La mia rabbia e la mia vergogna è quella di essere costretto spesso a svolgere la mia attività professionale, il servizio che devo offrire ai cittadini in condizioni di assoluta emergenza.